Terzo appuntamento della 12ª edizione di Balding Puglia, costruendo l'identità della Puglia, la Puglia che scrive, che edita, che parla di sé. Nel terzo incontro sono stati presentati i volumi di Tateo, Sisto e Guglielmi dal titolo Terre di Puglia e il volume di Andrea Morgante dal titolo Come Dio vuole, Luci e voci dalla terra di Salento. Il volume di Andrea Morgante costituisce un mosaico di 30 anni di attività dell'autore, di fotografo professionista, mostrando scatti che ritraggono il Salento prima del Salento, quando era ancora un territorio lontano dall'esplosione turistica. Ed è proprio in questa terra che un giovane Morgante, dove tuttora vive e lavora, scatta le sue prime fotografie, evidenziando i tratti caratteristici del territorio, rivisti sotto una luce nuova. L'idea nasce da un'esigenza, diciamo, no? A parte che volevo restituire, dopo 30 anni di fotografia, volevo restituire al territorio questo mio lavoro, ma l'idea nasce da questa mia amica Giulietta Bandiera, che nel corso di 2 anni lei fa tutta una serie di interviste a personaggi famosi e meno famosi che hanno frequentato il Salento, che hanno dato il contributo anche a pubblicizzare questa terra, e queste interviste le abbiamo considerate come se fossero dei pezzi proprio di immagini, quindi abbiamo abbinato la scrittura, considerandola come immagine, e la mia fotografia come scrittura, spero di aver dato questa idea, come immagine. Nell'opera Terre di Puglia, gli autori fanno riferimento alla Puglia modernamente intesa secondo l'ordinamento regionale della Costituzione italiana, tenendo presente di quell'affinità che percepivano gli antichi con un retroterra che si spinge fino all'odierna Basilicata. Terre di Puglia viene da Terra di Bari, che avevamo usato nel primo volume. Quindi Terra di Bari è un nome storico che indica quello che è più o meno la provincia di Bari. Abbiamo detto Terre di Puglia per continuare questa serie, allargando dalla provincia di Bari alle altre province della Puglia. Ma le Terre di Puglia sono i luoghi di memorie, così come le abbiamo definiti, cioè sono dei luoghi che hanno un particolare rapporto soprattutto con la storia e con la memoria collettiva. Attraverso i luoghi cerchiamo di ricostruire degli ambienti, di ricostruire degli episodi e soprattutto di delineare i profili di alcuni personaggi che hanno contribuito molto allo sviluppo culturale, sociale, starei per dire anche economico, della nostra regione. Quindi una galleria di luoghi, ma anche di uomini che hanno dato un contributo molto importante, molto particolare, perché questi luoghi diventassero anche diversi da quelli che in passato erano.